Buongiorno, come va? Bene. Oggi mi trovo fra le mani un libro, un bel libro, questo qua, un'Odissea. Il titolo è Un'Odissea di Daniel Mendelsohn. Il sottotitolo è Un padre, un figlio e un'epopea. È un bel libro, ho appena finito di leggere e ne vorrei parlare. Un bel libro. Non è un libro da spiaggia, non è un libro da sotto l'ombrellone, non si può leggere facendosi continuamente disturbare, bisogna stare un po' attenti, però è molto bello. La trama è in sé semplice, un professore universitario di lettere antiche tiene un seminario di un semestre nella sua università sull'Odissea, per l'appunto. A questo seminario chiede di partecipare e partecipa anche il padre di questo professore. Il padre ha 81 anni, è un matematico, nella sua vita ha lavorato in aziende private per poi finire a insegnare all'università. Naturalmente ha 81 anni e non lavora più, in pensione. E alla fine del seminario, poi, tanto per inquadrarvi, no, la storia, non vi sto anticipando nulla perché è tutto scritto nel testo sin dalle prime pagine. Alla fine del seminario, padre e figlio fanno una crociera a tema nel Mediterraneo. Il tema è naturalmente sull'orme di Odisseo, o di Ulisse, come lo chiamiamo noi, e quindi c'è questa crociera. Infine, poi, l'ultima parte del libro, quando il padre muore per motivi naturali. Perché è bello questo libro? Perché intreccia, da una parte, il racconto e il seminario sull'Odissea. Ci sono molti riferimenti anche tipo filologico al greco, un seminario naturalmente in università dove si studiano le lettere antiche, e molti riferimenti si possono capire anche da noi che non conosciamo il greco. E la storia di Odisseo poi si mescola con la storia e i rapporti tra padre e figlio, e cioè il professore e il proprio genitore. E quindi abbiamo un mescolarsi di questi temi. Il tema del padre e figlio è presente nell'Odissea in modo molto chiaro. Telemaco, figlio di Odisseo, è in un rapporto molto particolare col padre. I primi 4 libri addirittura sono tutti dedicati a lui. E infine il rapporto fra Ulisse e Laerte, il padre, un rapporto che si evidenzia molto bene verso la fine del testo dell'Odissea. E anche questo è molto importante. Intrecciato naturalmente ci sono i rapporti fra padre e figlio, del professore e del matematico, suo padre. E questo è molto bello. Io credo che chiunque sia consapevolmente o figlio o genitore trovi moltissimi spunti da questo testo. E la struttura narrativa è proprio questo incastro, la crociera, il seminario, le fasi in cui il padre in ospedale e poi alla fine muore, tutto un ragionamento su temi presenti in Odissea, che sono i temi dei rapporti fra le persone, la verità, la conoscenza reciproca e il rapporto, come abbiamo detto, genitoriale. È un bel libro, è un libro di quante pagine? Non me lo ricordo più, è un libro di circa 300 pagine, dell'Einaudi. Costo è, non lo trovo più, il costo non me lo ricordo, ma immagino che, eccolo qua, costa 20 euro, ed è un libro che io consiglio di leggere, ripeto, non sotto l'ombrellone, però. Buona giornata a tutti.